Benvenuti a tutti, buon venerdì. Siamo al derby di questa ultima stagione con il Genoa, poi saluteremo, nella speranza almeno di vincere il campionato. Le carte in regola ce le abbiamo, stiamo facendo un grandissimo campionato, siamo a più 6 sulla Juve, ma attenzione alla Sampdoria perché ha fatto nuovamente un grande campionato ed è in piena corsa Europa League fino a questo momento. Andiamo a Luigi Ferraris di Genova per Genoa-Sampdoria, poi simuleremo insieme l'andata e il ritorno con l'Inter in Coppa Italia, così non facciamo troppe partite, tanto la Coppa Italia l'ho già vinta due volte, torno a ripeterlo ancora una volta. Molto probabilmente lascerò il Genoa per andare a prendere poi una, devo ancora pensarci bene, delle tre retrocesse dalla Premier League alla Championship, vedremo, vedremo. Tutto pronto e parte questo attesissimo derby. Mosichen, calcio d'inizio, stesso schema che abbiamo giocato con il Napoli. Terranova. Subito l'appoggio a Vague che è in formissima, si fa soffiare la palla da Cotard. Proverà a metterla in mezzo, esce Mirante e la tiene lì. Si riparte con Claudio Bravo, grandissimi campionati ha fatto il nostro terzino argentino. Parolo, attenzione, Mosichen va via Miretti, l'appoggio in direzione di Castel, carica il tiro, mamma mia, di poco fuori, ma quanto è forte questo giocatore, mamma mia. Audero andrà a cercare la testa di Lammers, pressato da Terranova. Colpo di testa di Terranova, recupera la Sampdoria a centrocampo con Zanoli, attenzione, avanza il Doria, Fernandez lo ferma e allora subito la proposta da parte di... niente da fare, chiude la Sampdoria, Audero. Zanoli prova ad avanzare. Mette in mezzo questo pallone grande Diaz che la tiene lì, poi se la fa scappare. Berezinski in prestito dal Napoli. Zanoli mette in mezzo, colpo di testa. E poi Miretti, grande cosa ha fatto qua Miretti, poi Castel anche pesca. Mosichen si deve girare, l'appoggio, attenzione Zaniolo, 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 parte tiro fuori. Cosa si è mangiato il cecchino, cosa si è mangiato, incredibile. Audero, rilancio lungo, Terranova, mette lì la palla, Doriccic, attaccato, Zanoli, allarga il gioco per Murru, attaccato adesso da Vague, Murru, scarica per Cotard, allarga bene, bravo, la mette lì, attenzione, tutti che si interessano, Lammers, mamma mia, Mirante. Allarga subito per Vague. Prova la palla deviata. Bravo Castelldan qua. Ancora Castelldan che se la deve vedere. E perde palla con Heine. In mezzo a Winks, Kaczmarzyk. Pallone Lammers, appoggio a Brzezinski. Palla all'indietro a Cotard. Può avanzare Cotard, attaccato. Attaccato Cotard. Subito il pallone per Mosichen. Più veloce Winks, ma era fuori gioco. Come riusciamo a ripartire? La maturità di questa squadra in 5 stagioni è notevole. Audero, rilancio in avanti, sempre Terranova. La palla per Cotard, ancora una volta anticipato, ma è calcio di punizione. Io mi chiedo, datemi voi una valutazione se questi sono falli. Secondo me no. Non puoi toccare il giocatore, come nel basket. Winks. Va a mettere in mezzo, colpo di testa, la palla rimane lì, Diaz deve correre, nessuno che si disinteressa, tutti completamente del pallone, allora ne approfitta subito il Genoa, la palla ancora appoggiata, bravo Fernandez, ma Cotard e compagni fanno buona guardia, ancora attaccato Cotard, perde nuovamente la palla, Castelldan in ritardo, c'era il buco. E allora Sottil, Cotard recupera ancora il Genoa, grande difesa. Palla ancora Zaniolo, Zaniolo può puntare l'uomo,
La palla lunga per ancora il centrale Mosiken, la perde Winks, Zanoli, grande ritmo in questo derby, l'ultimo che giocherò a Genova. Lammers ancora avanza, Lammers, attenzione, la mette lì Lammers, arriva a uscire da Parolo, poi Zanoli, Zanoli disturbato, non è assolutamente fallo, non è assolutamente fallo, neanche questo. Chiama tutti a salire, allora poi Mirante che cede la palla con questo lancio perfetto in direzione di Vague, si destreggia la palla a Terranova, appoggio a Parolo, centrale per Miretti che ora può affondare il colpo, Miretti, la palla verso Mosiken, parte il tiro, fin di Parolo, mamma mia, che Genoa, madonna santa, e tra l'altro nella realtà sta facendo una gran squadra, eh. Ha preso Malinowski, mamma mia, Messias, bei giocatori. Pallone all'indietro, ancora il Genoa che avanza, Juricic, palla verso Zanoli, Zanoli in lotta, mette in mezzo Berezinski. Mamma mia, che gol ha fatto! Ma che gol ha fatto! Il giocatore in prestito alla Sampdoria, un ritorno, e si arrabbia giustamente Roby Ultras. Non si può concedere dei tiri del genere, comunque chapeau, gran gol, mamma mia, che gol, era difficilissimo farlo, la volée, sotto l'incrocio alla destra di Mirante, 1-0 Sampdoria, e allora Parolo adesso può avanzare, palla lunga verso Mosiken, cerca l'appoggio, messo giù, si prosegue Castellani, attende qualcuno che si metta in mezzo, arriva Mosichello, stop, la mette in mezzo, oh, Parolo, non ci arriva, non ci credo. Berezinski, questo è un buon giocatore, lancio in avanti di Berezinski, l'appoggio ancora per la Sampdoria, ma riesce a chiudere bene Genoa. Vague, pallone girato a Parolo, subito di prima e cominciano i falli. Brutto fallo a centrocampo, si comincia a darsele qua, eh. Ma è un derby, giustamente. Allora Castellani che manovra, concede la palla verso Parolo, l'appoggio in direzione di Bravo, mette sulla fascia per Zaniolo che controlla, aspetta un appoggio che arriva, bello il pallone, ma è lungo. Incredibile, perdere con un gran gol così. Vabbè, lancio in avanti, Terranova la mette lì. Mosiken è sbagliato l'appoggio all'indietro, recupera Berezinski, Zanoli, rilancio in avanti di Zanoli, Terranova la rovesciata, mamma mia ragazzi, ancora un po' ce ne stampa un altro, madonna santa, minchia, Sampdoria vuole assolutamente la vittoria per sperare in una qualificazione in Europa League, se lo meriterebbe perché 2-3 stagioni che sta giocando un gran calcio. Palla lunga, attenzione, lo stop, la gira subito. E vediamo Claudio Bravo, riesce a recuperare un gran pallone, entra in aria, converge, parte il tiro, la parata, Castellà! Ultimamente siamo anche un po' fortunati, eh. Chiaramente non è da paragonare al gol di Berzinski, errore qui di Sottil se non sbaglio. Rivediamo, grande Claudio Bravo che recupera in velocità un gran pallone, poi converge, la piazza, la ribattuta, ha provato a liberare e Castellani era appiccicato e la fortuna aiuta gli audaci, 1-1, il risultato fin qui direi giusto, eh. Lancio lungo. Attenzione all'Hammers, Duricic, pallone appoggiato a Coetard, va a mettere in mezzo Diaz, esce Mirante, via, 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 sbaglia tutto Mirante, qua altro errore di Mirante, la palla in mezzo per Zanoli, attenzione che proverà ad andare al cross, viene attaccato, che partita che sta facendo Claudio Bravo, poi cambia gioco. Questa partita volge al pareggio, io vorrei fare un cambio però perché mettiamo così, Zaniolo lo mettiamo qui, Castellani lo andiamo a mettere qua, togliamo Parolo, mettiamo Krajá e gli altri ragazzi non posso far giocare tutti, eh. Quindi però Miretti è pompato,
Mettiamolo. Boh. Vabbè, Miretti potrebbe anche uscire. Proviamo a fare un attacco con Coda. E niente, andiamo così. 1-1. Riparte col calcio d'inizio della Doria. Ecco Yen Cottard. Yen il lancio a cercare Lammers, Terranova. Ancora Sampdoria, attenzione a Murro che può avanzare, Murro, subito attaccato da Zaniolo, bravissimo, gli porta via il pallone, rola la palla adesso verso Fernandez che si addormenta, pallone sottile, non è fallo questo qui, arbitro, per favore, non cominciamo di nuovo con queste cagate di ammonizioni, dai, magari mi sbaglio. Assolutamente non è fallo, ha preso il pallone. Ma dai, ma che cazzo. Ma dai, che sviste, madonna. Attenzione a Winks, calcio di punizione regalato. Mette in mezzo Winks, esce il Genoa, la recupera Lammers, attenzione al tiro. Mirante. Si riparte con questo lancio in direzione di Diaz. L'appoggio verso Castelldain, fallo ancora, mamma mia ragazzi, non ammonisci qua? Ah, ok, brutta entrata su Diaz, questo è fallo, questo è fallo, si riparte, ancora Diaz, pallone appoggiato in direzione di Claudio Bravo che deve difendere la palla, poi fa muovere Mosiken, vediamo se riesce a recuperarla e la recupera, e la recupera. Mette in mezzo la coda del Cobra, mamma mia, grandissimo gol, ma cosa ha fatto Mosiken? Ha visto la Barbie in tribuna e ha messo dentro questo pallone, bevo io, mamma mia Mosi, ho cambiato ruolo, guardate cosa ha fatto qua, ma che gol Coda, mamma mia, la volée. Anche questo, gran gol, 2-1 Genoa, mamma mia ragazzi, siamo forti. Attenzione alla Sampdoria però, vieni. Lammers, l'appoggia all'indietro, ancora Cottard, Cottard va a metterla in mezzo, Vague la toglie. Bravissimi, allarghiamo così il gioco. Bella la profondità, allora c'è Castelldain che appoggia in direzione, adesso può andare Fernandez, buco enorme della. Lo tiro la parata, mamma mia, grande Fernandez, mamma mia che giocatore che ho comprato qua. Questo è un altro che vi consiglio, prendeteli anche su FIFA, tanto ci sono. Entra Eder, attenzione. E allora si proverà a metterla in mezzo. Castelldain a cercare la testa di Zaniolo. Alta, mamma mia, Zaniolo è pericoloso, è sul calcio d'angolo, madonna. Siamo ancora con Audero. Il lancio lungo. Sempre Diaz a metterla giù, attenzione, la svista qua, Claudio Bravo! Che errore di Bravo qua, non ha chiuso Eder, ci punisce. Questo è un giocatore che non gli devi dare spazio, questo ti brucia. Pareggio dalla Sampdoria. Guardate che errore qui, bravo, non ha saputo prendere il tempo. Vedete, l'ha lasciato andare in mezzo. A parte che il pallone ha girato in modo strano, quindi vabbè. 2-2. Grande derby. Krajan, botta e risposta. Vago. La palla verso Terranova. Ancora Krajan. L'appoggio in direzione di Claudio Bravo. Ancora in direzione a Castelldain, smista per Mosiken, la palla in mezzo per Coda, mette quasi in condizione di tirare a Zaniolo, pallone ancora ripescato in avanti, Terranova, mamma mia che intervento, e poi Claudio Bravo mette in mezzo questo pallone, Winks, Sampdoria che vuole vincere il derby, si vede come gioca, la palla in mezzo, attenzione Eder, Berezinski, la palla e c'è calcio di punizione, porca di quella troia. Attenzione a Winks, entra Gabriel Calabres, Lyricic in panchina, pallone in mezzo, Cottard deve chiudere, Castelldain non riesce a prenderla, Berezinski
Ancora l'1-2 con Zanoli, Zanoli, palla all'Hammer che si gira. Mamma mia, grande parata di Mirante. Tutta la merda. Ragazzi, andiamo a vedere se c'è qualche giocatore stanco, perché qua mi sembra di vedere un pochettino. Chi metti? Fernandez è pompato boh. Proviamo a mettere Florenzi al posto di Vague. L'ultima sostituzione. Alziamo Florenzi. Difesa che diventa A3 con Claudio Bravo, unico terzino. E allora andiamo in campo. Attenzione, Winx, la va a mettere lì, la palla rimane. Cristo, che gol della merda. Eccolo qua, Zanoli. Ha fatto schifo tutta la partita, ci ha fregato adesso. 3-2. Che errori però in aria, mamma mia. Non si... L'ha appoggiato al difensore indietro, invece di buttarla via. 3 a 2, non credo, non ci credo. Castelldain, Castelldain verso coda, chiuso. Riparte Berezinski, colpo di testa ancora per il Genoa. La palla girata adesso verso Caja. Zaniolo, punta l'aria, Florenzi, Florenzi messo giù, calcio di punizione però arbitro qui, mamma mia, e dai però, cazzo. Diaz tiene lì il pallone, attenzione alla Sampdoria e poi Claudio Bravo, attenzione a questo pallone per Calabres, Calabres, la palla per Eder, attenzione Eder, 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 mamma mia, Mirante in manuale, che parata, ho schiacciato il triangolo, che parata. Devo ricordare di mettere i cursori in manuale, Pussetto e Lammers. Attenzione alla palla in mezzo, oh, dormiamo qua, vai 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 Florenzi, non ci arriva, ci arriva prima Murru, allora subito ad aggredire, esce Zaniolo, scivolata Calabres, Winks, attenzione all'Hammer che se si gira è pericoloso, ancora doppia conclusione della Sampdoria. Diciamo che ha creato un po' di più la Doria, però in Genoa non ha giocato male. Adesso che è crollato Winx, va a metterla in mezzo, terra nuova la libera. Forza ragazzi, usciamo, vai, andiamo. Il lancio adesso di Vague, ma c'è Kalesminski, respinge poi il portiere, attenzione, la palla in mezzo, non è fuori gioco. Ma no, cazzo, coda rientra, cazzo, però cosa fai lì? I pompini fai? Cristo. Yen. Pallone lungo. Terranova non ci arriva. Ci arriva Claudio Bravo. L'appoggia verso Fernandez. Fa salire subito Florenzi. Genoa che manovra velocissimo. Castelldain. Siamo in 4 in attacco contro 3. Punta l'uomo. Punta coda. Punta. Parte il tiro. Ma scivola. Ma Cristo. Ma Madriessa sta rampè. Dio fa da un omogenizzato merda. Zanoli. Attenzione, Sampdoria ha giocato una gran partita comunque. Palla all'indietro, sbaglia tutto e andiamo. Subito, subito con Castelldain. Ah, vai Mosi. Niente, l'abbiamo perso questo derby. Pallone in mezzo, ancora Sampdoria che insiste e poi c'è il fallo. Arbitro un po' imparziale, in questo secondo tempo, comunque vabbè, non attacchiamoci agli specchi. Lancio lungo, non abbiamo giocato un grande secondo tempo, la palla ancora in mezzo, è uscita bene la Doria nel secondo tempo, ma adesso il Genoa cerca di rispondere, allora la palla ancora giocata verso Mosichen che tiene lì il pallone, tutti in avanti, attenzione a coda, cosa può fare coda? La può dare qui? Lo scarico Mosi! Ma porca di quella puttana che non ci è arrivato! E allora Murru, pallone in mezzo, attenzione che siamo troppo alti, eccolo qua, il gol che chiude la partita Eder, gol. Ciao derby, bruttissimo Genoa nel secondo tempo, bruttissimo, ha meritato la Doria, non c'è niente da dire con questo signore qua, è entrato e ha cambiato la partita. Svilupperemo
sbaglio anch'io perché spingo troppo in avanti la squadra, ma quando devi pareggiare cosa devi fare? La palla ancora in mezzo, proviamoci, proviamoci, 4-2, che bastonata che abbiamo preso, palla lunga, lo stop, subito a girare, Zaniolo, la parata. Mamma mia, ragazzi, che derby, ma che derby, su FIFA non fai queste partite qua, poche balle, linea laterale. Castel, prova ad andare a tirare, Castel, prova ad andare a tirare, vieni, vieni, dagliela, no, 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 6 minuti di recupero, mamma mia. Allora la palla verso Pussetto, Pussetto, niente da fare, Diaz, Diaz, chiudi, chiudi Diaz, no, Pussetto, che gol, niente da fare, che mazzata, 5-2. Niente, siamo crollati nel secondo tempo, il Genoa Doria ha preso il campo e giustamente ha vinto un derby meritato per quanto riguarda il secondo tempo. Allora coda, Castellani, la palla ancora indietro, niente, finisce così. Provo questo tiro in porta, ma tanto puoi capire, parte Castellani, la palla scende, ma era davvero lontano. Perdiamo il derby dopo una serie di risultati utili consecutivi. Gran peccato, perché se la Juve ha vinto arriva a meno 3. Con ancora molte partite da proporre. Qualcuna la andremo a simulare se è il caso. Se no davvero diventa troppo lungo il video. Castellane, Zanoli, Zanoli! E finisce così. Non ci sono fischi perché la tifoseria riconosce il gran cammino fin qui fatto dal Genoa. Attenzione perché possiamo anche perderla, questa prima posizione. Risultati della giornata 27. Genoa perde 5-2 con la Sampdoria e il derby. Madonna che mazzata. Cremonese-Napoli 1-1, Fiorentina-Udinese 1-1, vince il Milan 3-0 Salerno, Roma e Verona 2-2, Inter-Empoli 1-0, vince la Juve-Lecce 3-1 e arriva a meno 3, Atalanta-Lazio 1-1, vince il Torino-Bari 4-2 e perde il Brescia col Bologna. Classifica, Genoa 65, la Juventus arriva a meno 6, 59, Inter 53, Milan 51, Lazio 48, Sampdoria e Atalanta 46, Fiorentina 43, Napoli e Torino 40, Salernitana 37, Roma 32, Verona 31, Bologna e Lecce 30 e poi la zona calda, Udinese e Empoli 28, Cremonese 18, Brescia 16, Bari 14. Queste ultime tre squadre davvero sono messe non male, molto di più. Andiamo a simulare andate e ritorno e poi ci salutiamo di Coppa Italia, facciamo che farlo subito, almeno così ce la togliamo. Siamo ai quarti di finale, sono convinto che perdiamo. Saltiamo l'incontro. 3-0, puoi capire. 0-0 a Juve, attenzione che potrebbe uscire. Il Napoli vince col Monza e lì il Milan schianta la Fiorentina 3-1. Salutiamo la Coppa Italia. Sicuramente. Andiamo a simulare anche quest'altro quarto di finale, il ritorno. Vediamo, eh beh, almeno due gol li abbiamo fatti, finita 5-2, quindi la semifinale sarà Napoli-Inter e Juventus-Milan, mamma mia, va bene, ok ragazzi, andiamo avanti, veloci, via, vedo l'ora di finirla sta quinta stagione, 5 stagioni con una squadra sono pesanti, giochiamo a Empoli, non lo so, quasi quasi faccio che simulare anche questa, cosa dite? Andiamo a simulare anche questa giornata e poi ci ritroveremo chiaramente Manchester e Juve si fanno vedere e si giocano. Simuliamo, da vedere che ho perdo, eh. Abbiamo vinto, meno male, 2-0 con l'Empoli, Sampdoria che batte la Cremonese 4-2, il Napoli vince con la Fiorentina 1-0, che campionato disastroso dopo aver vinto il titolo la Fiorentina che ha fatto. Udinese Salernitana 0-0, il Milan batte il Verona 1-0, la Juve chiaramente batte gli illusi interisti 2-0, Lazio Lecce 2-0, Torino Atalanta 0-4, anche qui il Toro lasciamo perdere, Brescia batte il Bari 2-0, il Bologna pareggia con la Roma 2-2, la classifica, Genoa 68, Juve 62,
Milan 54, Inter 53, Lazio 51, Sampdoria e Atalanta 49. Che campionato ha fatto la Sampdoria? Napoli e Fiorentina 43, Torino 40. Salernitana complimenti perché ormai è salva per il terzo anno consecutivo, 38 punti. Roma 33, Bologna e Verona 31, Lecce 30, Udinese 29. E poi Empoli 28, sale il Brescia a meno 9 dall'Empoli. Attenzione, sarà importante gli scontri diretti qua. Empoli 28, Brescia 19 e la Cremonese 18 col Bari ormai. Mi dispiace da una parte, anche se c'è rivalità, però mi dispiace. Una squadra come il Bari, una bella tifoseria come il Bari, 14 punti, porca troia, ha giocato veramente male il Bari. Va bene ragazzi, così non facciamo tante partite, ci rivediamo per questo grande match. Mamma mia, guardate che partite che abbiamo, le prossime ci giochiamo, Champions League e Scudetto, quindi. Anche perché la Juve dopo lo scontro diretto contro di noi, contro chi gioca, perché è quella che dobbiamo guardare, puoi capire, c'è la Cremonese, vabbè. Ok ragazzi, io direi che è tutto, ci ritroviamo per questo grande match Genoa-Manchester United. Mamma mia, ciao a tutti.